andiamo a risolvere i conflitti in maniera pacifica. Stiamo vivendo un momento molto particolare, no? nella situazione geopolitica europea e non solo, e questo ci fa essere ancora più convinti dell'importanza di imparare a gestire le relazioni umane in maniera pacifica, in maniera collaborativa, in maniera empatica, perché noi sappiamo che nei momenti di stress a volte ci si comporta in maniera scorretta nei confronti di se stessi e degli altri, e imparare a gestire questi sentimenti che abbiamo è importantissimo per poter invece stabilire relazioni pacifiche e relazioni proficue con tutte le persone che ci stanno attorno. Io penso che questo progetto che noi abbiamo iniziato durante anche il periodo pandemico, che non è stato un periodo facile per nessuno di noi, che sicuramente è un periodo che ha creato molto stress, e sappiamo bene che nei momenti di stress è il momento diciamo peggiore, no? Dove tanti di noi si lasciano prendere la mano anche da comportamenti e da atteggiamenti rispetto a se stessi e agli altri che non sono rispettosi. E quindi abbiamo voluto proprio puntare su queste nuove competenze, su queste competenze relazionali importanti, proprio per aiutarci e aiutarvi a gestire meglio le situazioni che stiamo vivendo. Io desidero ringraziare prima di tutto, perché è fondamentale, la professoressa Susi Ortolani, perché è stata la promotrice, il motore, l'organizzatrice di tutti questi incontri, di tutta la gestione. Se qua ci sono tanti di voi formati e tanti di voi hanno già sperimentato quello che hanno imparato all'interno delle classi per gestire i conflitti con altri studenti, lo dobbiamo sicuramente alla sua passione e alla sua capacità organizzativa, e poi sicuramente i formatori dell'associazione, invece che giudicare, è un'associazione internazionale, poi vi parleranno, vi spiegheranno meglio anche quello che fanno, e sicuramente nasce da un'idea fondamentale, che è quella di migliorare le competenze relazionali di ciascuno di noi, perché voi sarete cittadini del futuro, voi sarete quelli che poi, quando noi ormai saremo vecchi, dovrete aiutarci a far sì che il mondo sia migliore.